scesa quest'anno una squadra che a questo punto con gli ultimi due arrivi punta ad arrivare nelle prime tre, ma diciamo non possiamo dirlo per scaramanzia, ma anche qualcosa in più. No, certamente l'asticella si è alzata rispetto a qualche settimana fa, siamo tutti coscienti di avere delle pressioni perché la squadra di adesso può sicuramente arrivare nei primi tre, anzi direi che sarebbe un fallimento non arrivare nei primi tre per questa squadra. Parlaci degli ultimi due innesti. Sono due in primis due brave persone, due bravi ragazzi, ma sicuramente due bravi calciatori, un centrocampista che ci serviva perché va a infoltire un reparto in cui era un po' scarni e soprattutto la punta che il mister chiede già da qualche mese. Senti, l'avvicinamento al campionato come procede? Molto bene, a parte qualche lieve acciacco, ma è normale perché nell'ultimo mese abbiamo fatto qualcosa come 6 partite, quindi molto ravvicinate, in fase di preparazione c'è qualche acciacco, ma direi bene. La prima è in esterna e poi aspettiamo tutti al Curotti per la prima in casa. Sarà il momento in cui ci riveleremo ai nostri tifosi e qua a Domodossola, sarà una bella giornata.